mi sento un corpo estraneo al reparto, mi sento un corpo estraneo a guardare un dolore che non mi appartiene. Comunque io non posso fingere di essere in coma. Sai perché sei qui, ma al contempo non capisci come quello che sai fare può relazionarsi con la vita delle altre persone. C'è sto contrasto, che noi siamo in un reparto, il reparto più pesante dell'ospedale. Noi facciamo gli attori. Non facciamo niente per le... Sì. No, non facciamo il pane, non facciamo l'acqua, non apriamo i cuori. All'inizio entriamo e diciamo, appunto, noi siamo inutili. E invece passano i giorni e mi rendo conto che invece forse possiamo fare qualcosa. Inutile come sono inutili i doni, no? Come sono inutili i regali. E scopri che invece veramente c'è una certa responsabilità di, mi viene un po' da dire, avanguardia esistenziale, no? Cioè noi veramente stiamo vivendo una roba che non tutti possono vivere. Uno si toglie il cappello, poi si inizia a bisbigliare, appena arrivati in sala d'attesa bisogna bagnarsi le mani col sapone. Non si sa bene perché, perché non è che poi tocchi i malati, però comunque ti lavi le mani col sapone. Come entrare in chiesa e farsi il segno della croce, no? Che sono corpi che comunicano appunto un silenzio, un altro modo di stare al mondo. Sì, c'è la persona che cerebralmente magari non esiste più e non risponde agli stimoli, che se gli dai un pizzicotto il braccio non lo muove, che sente il dolore, boh, che muove il ginocchio mentre è in coma, ma lo muove perché? Chi lo sa? Il reparto è come se fosse un condensato, una sintesi di cosa succede nella vita, e al tempo stesso tutte le sintesi sono molto faticose. Io sento che il mio corpo un po' sta buttando fuori, come il sudore, tutta la tensione, l'irrequietezza delle cose che ho vissuto in queste 2 settimane e nella mia esperienza. Cercare di dare un nome al dolore senza spiegarlo. Fare dei tentativi per dare un nome alle cose, e questi tentativi sono a volte goffamente, a volte teneramente, a volte tragicamente fallimentari. Da essere umano è un grande arricchimento, da artista tanto di più, nel senso che ti cala in un'altra dimensione che spalanca le mura delle sala prove, la spalanca alla vita, e questo è emozionante ma anche urgente, ecco, come atto. Quindi per me in questo momento c'è un gran senso di privilegio.